Eccoci Fabio, di nuovo buon pomeriggio. Abbiamo sentito il discorso del Presidente del Consiglio, la necessità di andare avanti con quella che è la tabella di marcia impostata dal governo e nel qual caso ciò non fosse possibile, lui dice noi non temiamo il confronto con gli italiani. Alessio Villarosa, Movimento 5 Stelle, un discorso che in certi passaggi suona anche come un out. È un discorso che mi spiace dirlo, ma non ha nessun senso. Noi siamo arrivati qua stamattina, io non volevo venire, perché già me l'aspettavo, mi aspettavo un discorso senza concretezza, senza spiegarci cosa lui volesse fare in questi 1000 giorni. O per meglio dire, chiunque, qualsiasi presidente del Consiglio, qualsiasi parlamentare, qualsiasi cittadino italiano vuole un'Italia migliore, vuole un'Italia che sia davanti a tutte le forze europee. Questo è ovvio, però tu mi devi spiegare come vuoi farlo. Perché come li vuoi dare gli 80 euro? Vuoi stampare nuova moneta? Vuoi creare nuovo debito? Vuoi bloccare gli stipendi degli statali, delle forze dell'ordine? Me lo devi spiegare, perché se vieni qui a dirmi che vuoi dare la migliore, questo già lo sappiamo, mi hai fatto solo perdere una mattinata di tempo. Lo ha detto anche Brunetta, dico, devo essere d'accordo con Brunetta, aria fritta oggi. Ecco, su un passaggio il Presidente del Consiglio è stato chiaro, ossia sulla necessità di andare per esempio a riscrivere completamente le regole del mercato del lavoro, quelle attuali le considera ingiuste, inique, così come una di fatto nuova via sulla giustizia. Sì, riforma della giustizia da quanti anni ne sentiamo parlare? È una vita che ne sentiamo parlare, ma poi vorrei dire ai cittadini, non siete stanchi di sentire la riforma della giustizia, la riforma del lavoro, come la fai? Io voglio sapere come la fai, voglio sapere che intenzioni hai sull'articolo 18, perché tu caro Presidente vuoi fare una legge delega in modo tale che ti tieni ampi margini, nessuno si lamenta e poi con i decreti legislativi che sono i decreti che poi realmente attuano quella delega, allora là mi fai le modifiche sull'articolo 18, quando non hai le luci accese, i riflettori accesi sul provvedimento, così è facile, noi abbiamo bisogno di concretezza, i cittadini chiedono concretezza, le forze dell'ordine che incontreremo oggi alle 15 chiedono concretezza. Quindi secondo voi c'è una prospettiva di voto anticipato che si avvicina? Sicuramente. Mi spiace per l'Italia, ma ne sono sicuro. Ma ne sono sicuro perché? Perché, come dicevo prima, sono in Commissione Finanza, conosco bene i numeri. Ho pubblicato a giugno le mie rilevazioni sul PIL e sull'indebitamento netto che l'Ocse 3 giorni fa ha detto devastanti per il paese Italia. Mentre il Presidente raccontava a un'Italia intera, prima delle elezioni europee, che il PIL sarebbe cresciuto e che l'indebitamento netto sarebbe diminuito. Ad oggi scopriamo che erano solo ed esclusivamente fesserie o comunque errori di valutazione. Però io la valutazione l'avevo fatta bene, quindi che i cittadini si iniziano a fidare di chi dà risposte concrete e non aria fritta. Grazie ad Alessio Villarosa, a voi.